Schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi, Mil, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare in due, ragazzi. Visto che molti di voi non riescono a fare quello da soli, ho portato questo sistema per farlo in due. È molto più semplice, solo che in questo caso avete bisogno di un amico che vi aiuta. Quindi i requisiti sono un amico che vi aiuta, una sessione sola inviti, la base operativa piena di LG più una LG retro custom da duplicare o l'auto che volete duplicare. Potete duplicare anche le auto di lusso, ma i cloni non potrete venderli, potrete vendere solo l'originale, quindi evitate di duplicare auto di lusso perché non serve a un cazzo. E in più dovete avere il centro operativo mobile con una LG RH8 al suo interno. Quando abbiamo tutto possiamo incominciare a fare il glitch. Andiamo nella sala operativa dove abbiamo i colpi e avviamo una preparazione, un colpo, una cosa qualsiasi, mentre il nostro amico andrà in un lavoro da titano, si metterà nella missione, rimarrà nella missione con la sala d'attesa chiusa. A questo punto, ragazzi, che cosa dobbiamo fare noi? Andiamo nel party, ovviamente che siamo col nostro amico, e andiamo a unirci tramite party al nostro amico. Ci arriveranno una serie di messaggi, accetteremo tutti quanti i messaggi, ci porterà in alto e poi in basso, ritorneremo nella base operativa e come vedete il simbolo crew non c'è più. Quindi questo vuol dire che il trucco sta andando, ragazzi, sta funzionando. A questo punto, ragazzi, che cosa dovete fare? Prendete la vostra LG retro custom o l'auto che volete duplicare e la posizionate in una maniera tale da poter creare una sorta di teletrasporto. Io, ragazzi, per risparmiare tempo la metto qui, però potete anche usare il solito vecchio metodo di tappare lo sportello con il Vespino, con un'altra auto, insomma con quello che volete. Io la metto qui e riesco a teletrasportarmi abbastanza bene. Se la mettete di culo come l'ho messa io, è perfetta, ragazzi. A questo punto fate bene attenzione a vedere che quando avete la scritta per uscire, se riuscite a teletrasportarvi come sto facendo io, se c'è il tutto siete pronti a fare il glitch. Quando avete tutti gli elementi dovete premere X, triangolo X insieme, in pratica insieme o quasi insieme. Io di solito li premo insieme e avrò sbagliato una volta su 1000. Spawneremo fuori, avremo l'auto, la targa sarà cambiata, l'unica cosa che ci resterà da fare è andare al centro operativo mobile e metterla nel centro operativo mobile l'auto. Quindi andremo in un posto dove potremo chiamare il centro operativo mobile. Io ci avevo in culo al mondo, arcoso, però va bene. Entriamo nel nostro centro operativo mobile che deve contenere una LG RH8 normale. Come avete visto mi compare il deposito veicoli pieno, però io qui in questo caso non avevo la LG RH8, avevo una LG retro custom, però per evitare impicci, diciamo che magari mi diciate ma tu hai fatto, tu hai detto no, vado a comprare una LG RH8 e la metto nel centro operativo mobile in maniera tale da non equivocarci tutti, insomma, no, da non capisse male. Come vedete avevo una LG retro custom e adesso ci metto una LG RH8. Appena comprata prendo, entro nel centro operativo mobile senza nessun problema. L'auto che è nel centro operativo mobile va a dentro al bunker, non dentro al bunker, dentro alla base, ragazzi, scusate, dentro la base operativa. A questo punto uscite dal centro operativo mobile, entrate in missione, entrate in una qualunque missione, un lavoro da titano, quello che cazzo volete voi, entrate e subito uscite, ragazzi, e il glitch è fatto.
sarete sbaggati e potrete rimettere l'auto tranquillamente in garage senza nessun genere di problema, o in un garage che volete, oppure la mettete dentro alla base operativa. Ragazzi, se saltate questo passaggio vi si buggerà. Io ho sentito alcuni che mi hanno fatto la domanda: ma se io salto il passaggio quello di entrare in missione, se salto il passaggio quello di fare questo e quell'altro e la vado a vendere? Ragazzi, l'auto vi tornerà una LG normale. Se voi saltate quel passaggio, l'auto si ritrasformerà in LG normale, quindi non avrete un cazzo, avrete lavorato per nulla, per un pugno di mosche in pratica. Quindi vi consiglio di fare tutti quanti i passaggi come ve li ho elencati io, ragazzi. Detto questo, il video finisce qui, vi farò vedere le targhe che sono diverse. La targa che all'inizio vi ho fatto vedere della LG RH8 normale oramai è diventata la targa di questa LG Retro Custom, mentre la mia targa originale, che era targata fanculo, è rimasta fanculo, ragazzi. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.